tutti e benvenuti in questo nuovo video di Princess Castle. Io sono Fiona e oggi, come al solito, parleremo di un nuovo prodotto che stiamo provando da un po' di tempo. Prima però di iniziare a parlare, ricordate di lasciare tanti bei like e tanti bei commenti, così sulla fiducia, perché so che saremo brave. Spero perlomeno. Il prodotto di cui vi sto per parlare era stato presentato per la prima volta all'IFA di Berlino, IFA 2016 ovviamente, quello dell'anno scorso. Aveva suscitato tantissimo scalpore perché Lenovo, o perlomeno Motorola, che è stata acquistata da Lenovo, ha presentato questo smartphone che è uno dei primi veri smartphone modulari sul pianeta Terra. Si chiama Moto Z e noi abbiamo adesso con noi la versione Moto Z Play, che è un po' più spessa, con una batteria un po' più capiente, dura un po' di più insomma. In che cosa consiste però la modularità di questo smartphone? Semplicissimo, li vedete questi pin posizionati qui dietro? Ebbene, sono dei pin magnetici grazie ai quali si possono attaccare dei moduli direttamente allo smartphone, arricchendo così l'esperienza di utilizzo di Moto Z e Moto Z Play. Guardate un po'. Questo è uno dei moduli presenti sul mercato che arricchiscono, come dicevo prima, l'esperienza di utilizzo. Si chiama Hasselblad True Zoom. È un modulo fotografico sviluppato in collaborazione con Hasselblad che ha uno zoom ottico 10x. Ma chi diavolo è Hasselblad? Il signor Hasselblad. Non c'è nessun signor Hasselblad. Questa azienda è un produttore svedese con sede a Botegord. Si tratta di un produttore di macchine fotografiche con sede a Göteborg in Svezia e produce macchine fotografiche di lusso e per collezionisti. Viene utilizzata insomma principalmente da fotografi professionisti, di moda e via dicendo. Diciamo che sono prodotti molto costosi, perché una fotocamera Hasselblad parte più o meno indicativamente, quella più scrausa, dai 8.000 euro più o meno a salire ovviamente. Il nostro modulo fotografico Hasselblad True Zoom però non ha ovviamente quel costo di 8.000 euro, perché sennò sarebbe un po' folle. Moto Z però non è arricchito solo e soltanto da questo modulo fotografico, esistono infatti anche altri moduli sempre magnetici, come per esempio il power bank, il modulo proiettore, ma anche il modulo speaker JBL, che in questo momento ho lì di fianco ma non riesco a prendere perché devo... l'anca! Aiuto, mi sta cadendo tutto! Ecco qui il modulo JBL, anche questo magnetico. Guardate un po'. Trick, e poi sentite la musica che fa... Unz, 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 scusate. Prima di vedere questo modulo Hasselblad in funzione, voglio parlarvi delle sue caratteristiche tecniche. Il modulo Hasselblad True Zoom è dotato di un sensore da 12 megapixel, uno zoom ottico 10x e flash allo xenon. L'otturatore di questo modo è fisico e non digitale, con apertura f3.5 e lunghezza focale equivalente a 25-250 mm. Può registrare video con risoluzione a 1080p e 30 fps sfruttando la stabilizzazione elettronica, mentre la stabilizzazione ottica è riservata ai soli scatti fotografici. Erika, andiamo a provarla sul campo. Dai! Andiamo a fotografare! Attraversa! Passavano 20 persone. Ho attraversato pericolosamente. Certo. E ho rischiato la mia vita. Eccoci qui al parco di una città ignota, ma che i locali conosceranno. Abbiamo un bellissimo Moto Z Play, quindi la versione con la batteria da 3800. 500. 3500 mAh e il modulo Hasselblad. Andiamo a vedere subito come funzionano. Io zoom e tu allontani. Escilo. È uscito. Che cosa? Cosa a caso, non lo so. Allora, una volta che attaccate il modulo Hasselblad, vi compare in automatico compare la campana. Compare che cosa? La campana. A posto. Adesso che hanno finito le campane possiamo ritornare a parlare di questo modulo Hasselblad. Dicevo, non appena attaccate il modulo al telefono vi compare subito l'interfaccia Hasselblad. Cliccando sulla H di Hasselblad vi compaiono innanzitutto delle impostazioni, diciamo,
automatiche, tra cui lo sport, il verticale retroilluminata, ritratto notturno, orizzontale notturno e paesaggio. Questo in poche parole vi permette, se non lo sapete, il paesaggio di avere un fuoco infinito, cioè di mettere tutto a fuoco. Invece sport avete per esempio uno scatto molto molto veloce, in modo da poter prendere l'attimo senza avere la foto mossa. Si capisce che questo è mosso? Sì, penso okay. Si capisca. Potete, altra cosa fighissima, scattare anche in RAW. Il formato RAW però, a parte essere un formato che può essere modificato molto più facilmente senza perdere di qualità, però occupa tantissimo spazio, quindi in questo modo, scattando in RAW, avrete sia il JPEG che il RAW. Quindi il RAW è da modificare con Photoshop, invece il JPEG potete direttamente condividerlo sui vostri social. Andiamo però avanti a vedere le impostazioni. Potete, vedete qua che bello sfocato che fa, lo fa perché c'è l'ottica. Scattiamo il RAW, proviamo a fare la stessa identica inquadratura togliendo il modulo. Modulo, appoggiati lì un attimo, non ti ha visto nessuno. Altra cosa molto interessante, sempre del modulo Hasselblad, qua in alto cliccando potete scegliere il tipo di foto. L'ultimo è un po' difficile trovarla, l'impostazione manuale, ma non impossibile. Cliccate su lì dove vi ho fatto vedere io. Su lì. Posto. Quindi abbiamo auto, bilanciamento del bianco, lo sgatto, l'ISO e l'esposizione. Una volta che cliccate qua vi compaiono queste ghiere. Facendo in questo modo, vedete, così diventa sottoesposta, così diventa sovraesposta. Sono tutte operazioni che più o meno potete fare anche con lo smartphone normale, ma dopo parliamo un attimo dei vantaggi di questo tipo di ottica. L'ISO, che se viene lasciato in questa posizione rimane auto, se invece saliamo in su l'ISO aumenta e quindi la foto diventa più luminosa, ma potete avere il rumore. Questa è la velocità dello scatto. In questo modo scattate in auto. La velocità dello scatto arriva da un 2000esimo fino a 4 secondi. Poi abbiamo il bilanciamento del bianco, possiamo scegliere, quindi nuvoloso, tungsteno, e io tendenzialmente lascerei in auto. E per ultimo abbiamo la apertura. Non ci dice quanto è aperto, cioè non abbiamo realmente una, quindi che ne so, l'apertura F22 o F2, quello che è, ma abbiamo semplicemente un macro. Quindi se io faccio uno scatto qua avrò a fuoco tutto ciò che ho in primo piano, guardate come è sfocato tutto quello che abbiamo sullo sfondo. Se invece tengo infinito avrò quasi tutto a fuoco. Possiamo andare sull'altalena dopo se vuoi. Io ti devo spingere, presumo. Sì! Che bello! Uno dei maggiori vantaggi di questo Hasselblad si chiama True Zoom. Perché si chiama True Zoom? Perché è uno zoom vero, non è digitale. Quindi per esempio se vogliamo spiare quelle signore che ci sono là, vieni avvicina. Vediamo come sono vestite. Zoom, 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 zoom. Vedi qua? Che bella luce. Secondo me adesso la vecchia viene a picchiarti, che hai violato la sua privacy, eh. Oh, esagerata. Quindi questa è l'uscita dello zoom 10x. E devo dire che tiene molto bene, adesso ve lo mostro come menu. Mostro. Ovviamente io mi sono mossa un pochino, c'era una luce un po' particolare, però ovviamente questo è un po' esagerato in questo preciso istante come tipo di zoom. Però al suo perché vedete come prende anche la luce. L'effetto quindi del 10x si vede, tiene abbastanza bene la qualità, ma adesso facciamo qualche altra prova con lo zoom. Paparazza di noi altri. Fionazza. Ah, ci sono due che limonano. Ah no, è un bambino quello. Dove sei? Ah, sì. Spalle. Lo fanno anche tanti altri smartphone, ma qua riesce particolarmente bene. Quando voi per esempio in questo momento avete un cielo molto chiaro ma tutto il resto molto scuro, potete tappare con il dito qua e lui bilancia in automatico. In questo modo poi potete decidere quanto luminosa sarà la foto in base a dove gli direte voi di prendere l'esposizione. E devo dire che è molto accurata questa cosa. Vabbè, io vado a fare altre foto, ciao. Il pezzo di menu che mi sono dimenticata di far vedere, scorrendo così con il dito, potete scegliere se fare James Bond de noi altri e togliere il suono dell'otturatore, lo scatto rapido, ruota due volte per aprire la fotocamera o alternare,
salva posizione, vabbè, quello. Questo, vedete che c'è una H di Hasselblad, sono delle impostazioni che potete mettere solo e soltanto col menu di Hassel, con il modulo attaccato. Quindi abbiamo, decidete l'immagine della fotocamera, l'immagine, la grandezza dell'immagine, ciao. Abbiamo un 4 terzi 12 megapixel, perché questa è l'ottica. Poi abbiamo lo zoom digitale, che si può disattivare, infatti in questo caso è disattivato il zoom digitale, si attiva una volta che avete fatto lo zoom ottico. Vedete, 10x arriva fino a 40x, ma è un 40x super digitale, quindi fino al 10 è quello ottico, quindi fino a qua è ottico. Click. E questo, come dicevamo prima, è il 40, ma io se fossi in voi lo terrei disattivato, perché brutta roba quello digitale. Torniamo dove eravamo prima. Abbiamo i video in full HD fino a un massimo di 30 frame per secondo, quindi non abbiamo i 60. Guardate adesso, quando tolgo il modulo, com'è questo menu. Foto abbiamo 16 noni 11 megapixel oppure 4 terzi a 16 megapixel, quindi è più potente come megapixel la fotocamera normale, ma l'ottico è a 12, quindi il modulo a 12. Abbiamo i video, abbiamo anche qui 1080p a 30 frame per secondo, ma la fotocamera dello smartphone arriva fino a 4K. Click. Vabbè, continuo a fare foto, eh. Ecco, spero che questo video al parco vi abbia almeno un po' divertito. Ora però è arrivato il momento di tirare le somme su questo Hasselblad True Zoom. Partiamo innanzitutto dalla qualità costruttiva di questo prodotto, che è molto molto alta. Non è un plasticone di quelli che trovate in giro, è veramente fatto bene ed ha un ottimo grip, anche se non è molto sporgente. In questo modo fate un po' fatica, il grip è buono ma non eccessivamente, io l'avrei fatto un po' più bombato, anche se poi diventerebbe intrasportabile. Inoltre l'aggancio magnetico è una delle cose più comode che esistano sul pianeta Terra. Semplicemente li appoggiate in questo modo e sono già collegati, non hanno bisogno di collegarsi con il Bluetooth, non hanno bisogno di appaiarsi in nessun modo. Una volta che si incollano l'uno con l'altro, sono già pronti all'utilizzo, quindi è super rapido e immediato come prodotto. Potete quindi tranquillamente tenerlo in tasca e tirarlo fuori solo quando avete bisogno di fare delle foto. Altro pregio di questo prodotto, e lo dice il nome del prodotto stesso, True Zoom, è uno zoom vero, non è un zoom digitale, è uno zoom ottico che arriva fino a 10x. E quindi, se non lo so, siete in vacanza, state facendo delle foto al bambino, al mare, tutti insieme, secondo me sostituisce perfettamente una piccola macchina fotografica compatta. Altra cosa di cui tener conto è la possibilità di scattare in RAW. Cosa significa questo? Il file RAW è un file molto più completo, che è più facilmente editabile quando passate poi il file sul computer e quindi lo editate poi con Photoshop, Lightroom oppure Camera RAW. Non spaventatevi però, perché se scattate in RAW, la macchina fotografica scatterà in automatico anche una foto in JPEG, in modo che voi, se volete, potete postarla direttamente sui social, perché è questa la sua forza, è l'immediatezza. Altra cosa da tenere assolutamente in considerazione è il flash allo xenon, che permette di fare delle foto al buio come se fosse giorno. Abbiamo provato un paio di foto a farle sia con il flash LED dello smartphone e con qua il faro allo xenon come quello delle macchine, e devo dire che la stanza era buia completamente, ma tipo con le luci spente, e l'effetto si vede. Quindi, che ne so, se siete in discoteca con gli amici a fare con gli occhiali da sole, che fate tamarredi, anche non, ecco, magari anche con la camicia, sappiate che le foto venite tutti bellissimi e tutti belli illuminati, quindi ottimo acquisto. Questo modulo Hasselblad però non è scevro di difetti, è infatti un prodotto molto giovane, un concept fresco che ha anticipato abbastanza i tempi, perché fino adesso nessuno aveva esplorato questa via della modularità, o perlomeno era già stato fatto ma non in questo senso.
Il modulo Hasselblad infatti pesa un po' troppo e ogni tanto è un po' ingombrante e forse qualche volta non è immediato. Mi spiego meglio. Se per esempio vedete un "Oddio, c'è un asino che vola!" Ecco, in quel caso l'asino che vola non riuscite a beccarlo subito, perché se non avete inserito il modulo, tipo "Oddio, oddio, dove l'asino? Dove l'asino?" E fate questa cosa qua, accendete, sia immediato ma non troppissimo. Dovete essere quindi nel mood della fotografia, non lo so, siete in giro con la famiglia, siete in giro con gli amici, volete andare a fare delle foto, in quel momento utilizzate subito il modulo. Un altro problema è il consumo di batteria. Facendo anche delle non tanto lunghe sessioni fotografiche, la batteria del Moto Z o Moto Z Play che sia fa tipo così. L'ultimo problema che ho riscontrato è invece la non possibilità di registrare video in 4K. Per quale motivo dico questo? Se registrate con il modulo di Hasselblad potrete registrare fino a un massimo di 1080p. Se invece registrate video con la fotocamera del Moto Z o Moto Z Play potrete registrare in 4K. Ma che comportazione è mai questa? Questo modulo Hasselblad True Zoom lo trovate in commercio all'incirca a una cifra di 250 euro, più o meno. Ovviamente è ancora un prodotto abbastanza immaturo, ma assolutamente innovativo nel suo genere. Spero quindi che questo video vi sia piaciuto, mi raccomando, mettete tanti like, iscrivetevi al canale, fate un sacco di domande. Oggi non c'è Erika, quindi non fatele a Erika, fatele direttamente a me. Un bacio e un abbraccio a tutti!